Eguagliando il trentennale primato dell'Inter, la Juventus ha ottenuto l'ottava vittoria consecutiva, battendo il Verona per 3-0. I torinesi sono ora rimasti soli a inseguire il Cagliari. Gli uomini di Rabitti non hanno disputato una partita maiuscola. Sono state sufficienti due prodezze di Anastasi per legittimare il risultato nei confronti di un Verona combattivo, ma povero di idee. Anastasi è già in evidenza d'apertura di gioco con questo assolo che si spegne sul fondo. Ribatte D'Amato con un innocuo diagonale. Insiste la Juventus, Vieri impegna di testa Pizzaballa. Ancora Vieri tenta di sbloccare il risultato, Pizzaballa non si lascia sorprendere. Stenta a farsi luce la Juventus fra la difesa veronese. Anastasi da lontano cerca il varco e Vieri in spaccata non giunge in tempo a deviare la traiettoria. Si giunge così alla mezz'ora, Leonardi è atterrato al limite dell'area, è il 33esimo. Haller calcia la punizione e Anastasi, con perfetta scelta di tempo, insacca imparabilmente alla destra di Pizzaballa. Dopo tanto insistere, la Juventus va così in vantaggio e tutta la manovra si fa più vivace. Il Verona agisce in contropiede. Solo una prodezza di Tancredi non permette a Mascetti di pareggiare allo scadere del tempo. Il raddoppio non si fa attendere. Giunge all'ottavo della ripresa. Anastasi in area viene sgambettato da Battistoni. È rigore. Incaricato del tiro è Leonardi. La palla va fuori bersaglio mentre Pizzaballa esce dalla porta. L'arbitro, fra le proteste dei veronesi, fa ripetere. Questa volta Leonardi non sbaglia e colloca in rete la palla del secondo gol. Mascetti cerca di ridurre lo svantaggio, ma la Juventus tiene saldamente in mano la partita, anche perché il Verona perde Mascalaito per espulsione al 12esimo. L'ultima prodezza è di Anastasi. Benché ostacolato da Battistoni, riesce a colpire di sinistro e a siglare così la terza rete.